Per non perdervi video, notifiche e aggiornamenti della mia pagina, da ora potete iscrivervi al mio canale Telegram. Vi basterà ricercare Mr. Leopold sulla barra di ricerca o cliccare sul link nella descrizione da dispositivo mobile. Benvenuti ragazzi in un nuovo video di Apple Blog. Rieccoci pronti con il confronto fatidico. Ogni 6 mesi ci troviamo qui puntuali per il confronto. Samsung Galaxy S7 e S7 Edge e iPhone 6S e 6S Plus. Si tratta di un confronto su carta delle caratteristiche perché naturalmente il Galaxy non è ancora uscito. Quindi l'obiettivo di questo video è andare a consigliare a voi quale smartphone comprare nel caso ne siete sprovvisti, se è opportuno fare l'upgrade dal Samsung S6 all'S7 oppure se è il caso di switchare da una piattaforma all'altra. Per questo vi chiedo di rimanere fino alla fine del video in cui avremo il resoconto e i consigli finali, naturalmente in base alle vostre caratteristiche e alle vostre esigenze personali. Se volete supportare il mio lavoro e vi piacciono i miei video, condividete il video su Facebook e mettete un bel mi piace. Innanzitutto è importante precisare che il refresh tra questi due dispositivi è abbastanza particolare, perché ogni generazione viene rilasciata 6 mesi dopo l'altra. Quindi è anche un po' complicato fare il confronto diretto tra due dispositivi come questi. Effettivamente Galaxy S7 deve ancora uscire, mentre iPhone 6S ha già parecchi mesi. Ma possiamo dire che queste sono le due generazioni che vanno confrontate. E ce ne sono state davvero delle belle, adesso sentirete. Samsung inizia a premere veramente forte e ad essere pesante. Vediamo perché. Innanzitutto, se lo guardiamo dall'esterno, non noteremo troppe differenze, anche se sono state migliorate delle piccole cosette che rendono il dispositivo più maneggiabile, più comodo, perfetto per l'utilizzo a una mano, anche grazie alle funzionalità di Android che permettono una riduzione dello schermo con il triplo tap sul pulsante home. Sempre in questo ambito, una funzione che aiuta molto è lo schermo Edge, che con la nuova funzionalità e l'integrazione dei widget permette un miglior utilizzo sempre con una mano, con un piccolo scroll veloce del pollice. Samsung ha modificato un pochino la differenziazione, ha detto meglio eliminare tutte le versioni plus, quelle cose strane, facciamo due dispositivi tranquilli, molto più facile anche per l'utente capire quale comprare. Abbiamo quindi due versioni, la versione flat da 5.1 pollici e la versione edge da 5.5 pollici, mentre sappiamo che nel caso di iPhone abbiamo un 4.7 pollici per la versione 6S e 5.5 per 6S Plus. I dispositivi su iPhone sono esattamente identici, più o meno con qualche caratteristica in più per il Plus e la differenza della dimensione, mentre in Samsung abbiamo proprio delle caratteristiche quali lo schermo curvo che va a differenziare ulteriormente questi dispositivi. Abbiamo sempre il Gorilla Glass 4 su Samsung e gli stessi materiali, l'alluminio per il case rispetto a S6. Anche su iPhone però, dal punto di vista dei materiali, come sappiamo, lunga tradizione, sempre ottima qualità, addirittura serie 7000 come Apple Watch, resistentissimo. Una cosa rilevante è il fatto che tutte le aziende di smartphone stiano pensando ad ingrossare e spessire un pochino i propri dispositivi, ed è anche il caso di Samsung. Ma anche con iPhone 6S sappiamo dal 6 è stato ispessito, naturalmente per il caso Bandgate, per una resistenza in più, ma anche per l'ottimizzazione interna delle componenti. Stessa cosa avviene su Samsung in questa versione, che è più spessa dell'iPhone, ma ci sono delle buone ragioni. Siamo comunque nella fascia dei 7 mm, l'importante è rimanere lì. E le ragioni sono: il waterproof, per essere implementato come nel caso di S7 e S7 Edge, ha bisogno di un rivestimento particolare nell'interno che porta comunque all'ispessimento del dispositivo. Ma abbiamo un waterproof spettacolare, perché il Samsung può resistere addirittura mezz'ora ad 1,5 metri di profondità. Si rumoreggiava, come avete visto nel mio precedente video sulle anticipazioni di iPhone 7, che in iPhone 7 verrà introdotto il waterproof, io lo spero, perché Samsung sotto questo punto di vista è già parecchio avanti. Possiamo portare il dispositivo tranquillamente in spiaggia, in acqua, senza problemi, mentre l'iPhone è comunque resistente, il 6S, ma non così tanto, cioè non c'è nessuna garanzia. Apple non l'ha introdotta come caratteristica del dispositivo, anche se effettivamente è resistente. Un'ottima scelta di Samsung è stata quella di mantenere lo stesso schermo, perché è uno degli schermi migliori che abbiamo in circolazione, decisamente superiore rispetto a quello di iPhone. Come sappiamo, abbiamo da una parte un Super AMOLED, mentre dall'altra un IPS LCD con risoluzioni parecchio diverse, 1440x2560 pixel in entrambi i casi di Samsung, mentre un povero 750x1334 e un 1080p per 6S e 6S Plus. Avranno bisogno di un refresh, dovranno essere aggiornati con il 7 naturalmente. E molto diversa è anche la densità di pixel, 577x534 sui Samsung, 326 e 401 su iPhone, molto diverso. Ricordatevela questa differenza degli schermi ragazzi, perché più avanti ci servirà per confrontare i processori e la batteria. Ragazzi, intanto io vi sparo una domanda così a metà video, una domanda molto facile: Galaxy S7 o iPhone 6S?
Però voglio anche delle motivazioni, perché se mi scrivete soltanto no, vince Samsung, vince Apple, no, non ci credo tanto. Dovete scrivermi il perché, secondo voi. Un'altra bella cosa, sempre parlando dello schermo, Samsung ha introdotto la modalità Always On, ovvero sempre attivato. Che cosa significa? La tecnologia dello schermo Super AMOLED permette di attivare solamente alcuni pixel, i pixel desiderati. In questo caso la modalità Always On permette di visualizzare le notifiche che arrivano e l'ora costantemente sul dispositivo senza sprecare troppa batteria. È una cosa che su iPhone non si potrebbe fare, perché con la tecnologia IPS LCD tutti i pixel vengono attivati, anche i pixel scuri, i pixel neri, mentre sul Super AMOLED i pixel neri sono disattivati, quindi un netto vantaggio per Samsung. Dall'altro lato però su iPhone abbiamo la tecnologia di 3D Touch, che sul Samsung non è stata implementata per buone ragioni secondo me. Per prima cosa l'abbiamo visto, io l'ho utilizzato molto e sì, è utile, ma se non ci fosse non cambierebbe tanto. Sì, il 3D Touch è una tecnologia nuova, interessante, ma non è così indispensabile, diciamo. Sempre comodo, comunque una funzionalità in più. Passiamo alla potenza di questi dispositivi. La cosa si fa più interessante. Ci sono sempre molti dibattiti, test che vediamo online. No, è più potente quello, è più potente l'altro, ma i giochi girano più veloci su questo. Samsung, a vederlo sulla carta, è un mostro. Ci sono delle componenti che ci fanno uscire gli occhi dalla testa. Se lo guardiamo in confronto ad iPhone, iPhone sembra piccolino proprio. Un telefono di 5-6 anni fa, e invece le cose sono un po' diverse. Innanzitutto elenchiamo le componenti. Innanzitutto abbiamo dei diversi interni a seconda di dove lo acquistiamo. La versione internazionale contiene un Exynos 8890 con GPU Mali T880, una CPU migliorata del 30%, una GPU che migliora sempre di più, addirittura 64%, mentre nella versione USA vediamo uno Snapdragon 820, comunque con 8 core, 4 dei quali girano a 2.15 GHz, gli altri 4 utilizzabili in caso di emergenza, comunque quando serve più potenza, 1.6 GHz, e una GPU Adreno 530. Se lo guardiamo così sembra veramente una bestia. Invece guardiamo dall'altra parte iPhone, Apple chip A9 dual core 1.8 GHz. Ma come? Eppure è sempre quella magica questione dell'ottimizzazione, ragazzi. Ma anche le componenti come lo schermo di cui vi parlavo prima, ha bisogno di meno energia quello di iPhone. Deve gestire molti meno pixel, per questo Apple si può permettere di ridurre un po' la potenza delle componenti. Infatti, se avete visto dei test, iPhone 6S batteva sempre, praticamente sempre, il Galaxy S6 e S6 Edge, praticamente in tutti i test, nonostante questa incredibile differenza, che poi non è così evidente dal Samsung Galaxy S6 al S7, non c'è stato poi così questo upgrade incredibile, anche se comunque è migliorato. Quindi lo vedremo bene quale sarà la vera differenza di potenza una volta che uscirà il dispositivo. 4 GB di RAM, non dimentichiamo, LPDDR4, mentre dall'altra parte ne abbiamo soltanto 2 DDR3. Una cosa ottima, ragazzi, la possibilità di espandere lo spazio di archiviazione, che Apple deve implementare. La possibilità di espandere lo spazio di archiviazione ormai non esiste più. Avere un dispositivo 16 GB che verrà rimosso al 100%, perché non sta né in cielo né in terra che una persona possa gestire 16 GB, li si occupano in una settimana, almeno per me, magari per altre persone è diverso, ma servirebbe la possibilità su iPhone di poter utilizzare una micro SD, che comunque costano pochissimo o relativamente poco. Samsung offre questa funzionalità, parte da una base di 32-64 GB con 100 euro di differenza e dà la possibilità di poter inserire una micro SD per arrivare fino a 200 GB. È davvero consistente questo upgrade, e ce n'è bisogno su iPhone, perché comunque spendere 110 euro in più per fare il salto di spazio di archiviazione per gli iPhone è una blasfemia. Anche per la fotocamera se la contendono in questo campo, perché Samsung secondo me vince sulle foto, sulla configurazione e sulla personalizzazione, mentre Apple vince sui video, magari neanche tanto sulla qualità dei video, ma sulle modalità di registrazione dei video, sui formati. Vediamo bene questa questione. C'è stato tipo un downgrade, ragazzi, da 16 megapixel siamo passati a 12. Finalmente anche Samsung è entrata in quell'ottica. Meglio ingrandire i pixel per far entrare più luce, avendo una focale di 1.7 che permette davvero alla luce di entrare completamente all'interno dell'obiettivo e di avere degli ottimi scatti a bassa luminosità, anziché continuare con i pixel piccolini ma averne tanti. Apple c'è già arrivata parecchio tempo fa, ma Samsung adesso ha implementato una cosa veramente fatta bene. Un'altra cosa eccezionale è stato l'inserimento del dual pixel, una nuova tecnologia che permette l'attivazione del 100% dei pixel per la messa a fuoco. Questo vuol dire che cambiando l'inquadratura con lo smartphone molto velocemente il focus sarà istantaneo, perché tutti i pixel sono sempre pronti per mettersi a fuoco dove vogliamo, con velocità istantanea. Su iPhone invece solamente il 5%
5%, però poco meno del 5% dei pixel, si attiva per la messa a fuoco. Abbiamo comunque anche la stabilizzazione ottica di default su entrambi i dispositivi Samsung, mentre su iPhone l'abbiamo solo sul Plus. Un'altra caratteristica di cui gli utenti si sono molto lamentati è che la fotocamera su iPhone sporge di parecchio, per la precisione 0,77 mm, mentre su Samsung questa cosa è stata ridotta a 0,46 mm, quindi sporge di meno, è più piatto. Io non ci faccio poi tanto caso perché con la cover non questa differenza viene annullata, ma se non si utilizza la cover si sente. Io credo che voi vi ricordate Live Photos, che è stato introdotto con il 6S. Samsung ha deciso di prendere ispirazione e inventare una cosa nuova, che è davvero interessante. Riguarda i panorama, si chiama Motion Panorama. Questa funzione ci dà la possibilità di scattare una foto panoramica e quando andiamo a rivederla nella galleria delle immagini, muovendo il dispositivo come quando guardate un video 360, avete presente? È come se il dispositivo avesse registrato un video e possiamo scorrere avanti e indietro ripercorrendo il momento in cui abbiamo girato la panoramica. Quindi abbiamo effettivamente una panoramica con un video. È lo stesso concetto di Live Photos, solo che viene applicato alle foto panoramiche. Quello che vi annunciavo prima, il fatto che Apple sia superiore nei video, è perché i video 4K a 30 fps li fanno entrambi i dispositivi. In 1080p vediamo già la prima differenza: Samsung a 60 fps, iPhone a 120 fps, in 720p Samsung a 120 e su iPhone arriviamo anche a 240. Questo significa che su iPhone il video possiamo rallentarlo molto di più, lo slow motion è molto più interessante. Finiamo con i prezzi? Costa tanto. Quello che farei io è fare un piccolo saltino, ovvero tagliare la versione da 16 GB e partire dalla versione 64 GB, perché altrimenti, ragazzi, l'utenza si accorgerà della differenza non poco consistente che si è andata a creare tra questi due dispositivi. Naturalmente noi non abbiamo tenuto in considerazione il sistema operativo, cosa fondamentale nella scelta di uno smartphone, come sappiamo, Android e iOS. Se adesso io dovessi consigliare a voi quale comprare tra questi due dispositivi, prima cosa vi direi con quale sistema operativo siete più abituati, quale preferite. Io vi dico la verità, ragazzi, dentro iOS ci vivo da una vita e mi trovo benissimo per tutte le ragioni. L'ecosistema Apple, è difficile uscire dall'ecosistema Apple e io sto bene all'interno di questo ecosistema, anche perché il mio canale si chiama Apple Blog. Comunque Android è una figata per tutte le cose che ha in più, basta solo guardare nella fotocamera quante modalità avete, tantissime. Quindi se vi piace questa magica personalizzazione che avete con il dispositivo, widget, tutte quelle cose carine che possono essere aggiunte, tanti temi diversi, avete tutte queste possibilità su Android, allora scegliete un dispositivo Samsung, senza considerare le caratteristiche magari al momento. Se poi le caratteristiche sono anche migliori, come in questo caso, abbiamo un vantaggio abbastanza consistente per quanto riguarda Samsung rispetto ad iPhone, allora scegliete Samsung. Se voi amate profondamente iOS, ma storgete il naso a vedere che questa volta Samsung è leggermente meglio, non leggermente, dovete valutare come siete messi con l'ecosistema, quanti altri dispositivi avete Apple oppure Samsung. Se avete più dispositivi Apple, allora io vi consiglio di andare su Apple, stare lì, continuare lì, perché l'integrazione che ha Apple è il punto di forza dell'azienda. Inoltre iOS è prodotto solo per quel dispositivo, Android è prodotto per tutti i dispositivi del mondo. L'80% dei dispositivi degli smartphone utilizza Android, nell'altro 20% invece c'è iOS. È un po' presto per decretare un vincitore comunque, perché per le performance non siamo mai sicuri. L'abbiamo notato nel confronto tra iPhone 6S e Samsung Galaxy S6, l'iPhone vinceva per la potenza e per molte altre cose, infatti il confronto era stato vinto da iPhone 6S. Questa volta invece, naturalmente, un anno dopo abbiamo una versione aggiornata del Samsung molto più potente e performante, ed è naturale anche che prevalga su iPhone. Quindi prendete in considerazione tutto quello che vi ho detto e a voi la scelta, ragazzi, ma comunque avete ancora un po' di tempo per pensarci. Ragazzi, condividete questo video su Facebook per supportarmi e lasciate un bel mi piace. Tutti i social network sono qui sotto in descrizione, entrate anche nel mio canale Telegram per non perdervi nemmeno un aggiornamento. Noi ragazzi abbiamo finito, ci vediamo in un prossimo video. Un saluto da Leonardo.